Niente da fare. Lo credo anch'io. Dunque, sei di nuovo qui tu? Certo. Come sempre. Visto qualcuno? No. Nessuno? Nessuno. E tu? Nessuno. Beh. E allora? Allora andiamo. Da che parte bisogna andare? Oh. Rischio sempre di perdermi. Oh, di là. Hai visto. Stato di proporzioni imponenti. Centinaia di migliaia di persone hanno abbandonato le città che apparivano completamente deserte. Contemporaneamente, in molti paesi del sud, si è cercato...
A chi tocca iniziare? A me, come al solito. Ed è per questi motivi, signori, che noi vi abbiamo convocati. Voce! La gravità della situazione è tale che non possiamo più permetterci di non affrontarla. Qualsiasi indugio, qualsiasi ritardo, parola d'onore, potrebbe riuscire fatale, direi esigiale, irreparabile, irreparabile non soltanto per noi ma per l'intero genere umano. Oh, ma che fischio. Basta, non è così. Fammi provare ancora. Basta. Forse oggi non sono molto in forma, ma se tu me la... No, che vuoi riprovare? Un'altra volta. Ma da quanto tempo stai qua tu? Dal 59 o dal 60? Ehi! Una volta tu m'hai parlato di una collina. Sì. Avevo letto qualche cosa da qualche parte a proposito di una collina. Oh, vieni qua. Là, mettiamolo là. Aspetta.
Vieni, vieni. Guarda. Ed è proprio tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 che il fenomeno dell'inurbamento assume dimensioni di massa. Centinaia di migliaia di persone, soprattutto meridionali. Un po' di esplorazione. Se proprio ci tieni. Là. Vedi niente? Nulla. E guarda a nord. Nulla. Guarda a ovest. Nulla. A sud? Meno che nulla. Vuoi riprovare? È inutile. E allora scende, va. Beh, che facciamo? Ci riposiamo. Forte chiuvive, ceve di cenne l'ave Maria. Arrivata una casa nova, o marito volia, mogliere non volia. Pesce cuotto se mangiare, pesce cuotto se mangiare. Zott'acqua sotto seramente, fa passare sto dolore da lì. Dimmi, di grazia, tutto quello che ti avvenne in questa navigazione. Già t'ho detto come girai il mondo tutto. E poi, come arrivai alla Taprobana. E fui forzato a mettere in terra. E poi, fuggendo la furia di Terrazzani, mi rinselvai ed uscii in gran piano, proprio sotto l'equinoziale. Qui che t'occorse? Subito incontrai un gran squadrone d'uomini e donne armati. E molti di loro intendevano la lingua mia, i quali mi condussero alla città del sole. Di, com'è fatta questa città? E come si governa? Sorge nell'ampia campagna un colle sopra il quale sta la maggior parte della città. Ma arrivano i suoi giri molto spazio fuor delle radici del monte, il quale è tanto che la città fa 2 miglia di diametro e più, e viene ad essere 7 miglia di circolo. Ma per la levatura più abitazioni ha che si fosse in piano.
Come ti è sembrato? C'è un netto miglioramento, mi pare. È meglio di così. Tu una volta mi hai parlato di una collega. Sì, io avevo letto qualche cosa a proposito di una collina. Che cosa facciamo? Mo. Beh, potremmo provare un po' di rapporti sociali, eh? Dovresti metterci un po' più di calore. Un po' di calore. Ha visto che cosa è successo? Non me ne parli. È una vergogna. Una vergogna. Io mi domando di questo passo dove andremo a finire. Ma certe cose prima non succedeva. No. E prima c'era. C'era più rispetto. Più devozione. Più affezione. Più abnegazione. Più circospezione. Più sensazione. Più polluzione. Più interdizione. Più castrazione. Più erezione. Più elevazione. Più seduzione. Più divisione. Più induzione. Più tentazione. Più lazione. Più negazione. Più perdizione. Più pozione. Più circospezione. Più narrazione, ecco. Sì, più narrazione. Senti, perché non la smettiamo? D'accordo, smettiamola, ma da che parte andiamo? Di là. Rapido Pertolini in partenza dal binario 21. Parte dal binario 21, treno rapido Pertolino. Effettua la prima fermata a Roma. Tu una volta mi hai parlato di una collina. Sì, avevo letto qualcosa da qualche parte che riguardava una collina. Da che parte dobbiamo andare? Un momento, te lo dico subito. Ecco qua. Dunque, noi siamo, ecco il Tevere, noi siamo, di qua, la base nazionale, dunque, noi siamo passati da Sistina, no? Da Sistina, sì, aspetta che cerco, dunque, il posto, noi siamo passati via Sistina, via Dataria, ecco, Dataria, ecco, allora noi siamo qua, ecco, noi siamo qua. No, scusa, aspetta, ho sbagliato. Ecco, noi siamo passati di qua, siamo passati. Ecco. Siamo qua. Dunque, noi andiamo di là. Tanto io sta città non la capisco. Ci sono io per questo. Senti, sai che cosa mi piacerebbe? Mi piacerebbe incontrare qualcuno. E non deve fare altro che chiederlo, no? Ci sono io per questo. Vediamo un po'. Che cosa preferisci? Un vecchio compagno di scuola? Oppure un vicino di casa? O un tale conosciuto anni fa al mare, per esempio, no? No? Meglio ancora se... Guarda, per me è la stessa cosa. Qualsiasi persona, uno qualsiasi. Va bene. Allora, aspetta un momento. Thank you.
Guarda, guarda chi si vede. Ciao. È un secolo che non ci vediamo. Come sta? Ma sai che ti trovo proprio bene. Cosa fai di bello? Beh, le solite cose. E tu, dimmi di te. Ma cosa vuoi che ti dica di me? Niente di eccezionale. Tu piuttosto, il tuo lavoro. Ho letto delle cose molto belle. Bah, sciocchezze, sciocchezze. Beh, ciao, ti saluto. No, no, dai, un altro poco. Mi piace. Beh, sciocchezze, sciocchezze. Sì, altro che sciocchezze, non fare il modesto, via. Mi sembra una cosa seria, una cosa grossa, importante. Ma no, è una cosa da niente, tanto per fare qualche cosa. Senti, bisogna che ci vediamo una di queste sere, ho dei progetti. Telefoniamoci. Sì, sentiamoci. Sentiamoci, sì, ciao. Ciao. Telefoniamoci, eh? Sì, sentiamoci, telefoniamoci. Ma facciamolo, sì, sai, sì, facciamolo, facciamo. Ci dimentichiamo, ma sarebbe no, peccato mortale. Non ti ma ora che ti ho ritrovato non ti mollo più. Nemmeno io. Non ti mollo più. Non mi mollo. Ciao. Ciao, arrivederci. Ciao. Ciao. Arrivederci, ciao. Arrivederci. Ehi. Hey. Oh, dove vai? Te ne vai veramente? Vieni qua. Oh. Me ne vado. Da che parte bisogna andare? Di là. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello. Libro. Altri amori vedrò. Dirò. Hai sentito? Di dove viene? No. Di là. No. No, no, no. Sì, sì, sì. E qua, qua. Sradicati dalla loro cultura, dalle loro origini, dal loro modo di vita, vengono immessi in realtà che non gli appartengono e che nella stragrande maggioranza dei casi li respingono. Intere tribù di calabresi, di napoletani, di pugliesi.
È proprio una bella macchina, né? E vi deve costare anche un bel po'. Altro che. Senti, io direi di piantarla, Tra l'altro, mi è venuta pure fame. Hai portato qualcosa da mangiare? Sì, mo la vado a prendere.
Lo sai che... Non mi ricordo più dove l'ho conosciuta. È stata ad un ballo di beneficenza, non ti ricordi proprio? Eh già. E a mezzanotte è fuggita via. Sì, la storia della carrozza, delle scarpe. Era di Varese. Bella donna però. Aveva un petto. Incomparabile. E tu? Dove ti ho conosciuto a te? È stato al fronte, no? Oh! Già, è vero. Vuoi un po' di vino? Sì, grazie. Oh, oh! Sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare, vicino a me, vicino a me, sapore di sale. Città non la capisco. La cima c'è una bella dormita. Che caldo! A controora! Culo! Oh! Oh! Fa un po' di notte americana! Ah, sì! Dove vai? Al cinema. E che vai a vedere? Quo Vadis. E che significa? Dove vai? Al cinema. A vedere? Quo Vadis. E che significa? Dove vai? Al cinema. E che vai a vedere? Quo Vadis. E che significa? Dove vai? Al cinema. A vedere? Quo Vadis. E che significa? Dove vai? Al cinema. E che vai a vedere? Quo Vadis. E che significa? Dove vai? Al cinema. A vedere? Quo Vadis. E che significa? Dove vai? Di là. Una partitina? Perché no?
caldo. Quando io incominciai ad occuparmi della storia della rivoluzione di Napoli, non ebbi altro scopo che quello di raddolcire l'ozio e la noia dell'emigrazione. E dolce cosa rammentar nel porto le tempeste passate. Io avevo ottenuto il mio intento. Né avrei pensato ad altro se tu e gli altri amici, ai quali io lessi il manoscritto, non aveste creduto che esso potesse essere utile a qualche altro oggetto. Come va il mondo? Il re di Napoli dichiara guerra ai francesi ed è vinto. I francesi conquistano il di lui regno e poi l'abbandonano. Il re ritorna e dichiara delitto capitale l'aver amata la patria mentre non apparteneva più a lui. Io imprendo a scrivere la storia di una rivoluzione che doveva formare la felicità di una nazione e che intanto ha prodotto la sua ruina. Si vedrà in meno di un anno un gran regno rovesciato mentre minacciava di conquistare tutta l'Italia. Un'armata di 80.000 uomini battuta, dissipata, distrutta da un pugno di soldati. Un re debole consigliato da ministri vili, abbandonare i suoi stati senza aver un pericolo. La libertà nascere e stabilirsi quando meno si sperava. Il fato stesso combattere per la buona causa e gli errori degli uomini distruggere l'opera del fato. E far risorgere dal seno della libertà un nuovo dispotismo è più feroce. La posterità che ci deve giudicare scriverà la nostra storia. Oh, ma siccome a noi spetta di prepararle il materiale dei fatti, così sia permesso di prevenirne il giudizio. Senza pretendere di scrivere la storia della rivoluzione di Napoli, mi sia permesso di trattenermi un momento sopra avvenimenti che in essa mi sembrano più importanti e indicare ciò che nei medesimi vi sia da lodare o da biasimare. La posterità esente da passioni non è sempre libera da pregiudizi in favore di colui che rimane ultimo vincitore. E le nostre azioni potrebbero essere calunniate sol perché sono state infelici. Allora, uno, due, tre, denari, denari. La rivincita? No, basta. Ma dove siamo? Io questa città non l'ho mai capita. Spostiamoci. Da che parte bisogna andare? Di là. Lasciami in pace. Ascoltami. Piantala. Tu pensi che ce la faremo? Thank you.
che ce la faremo. Ce la faremo. Ma ce la faremo a fare che cosa? A continuare questa cosa. Non lo so. L'esodo è stato di proporzioni imponenti. Centinaia di migliaia di persone hanno abbandonato le città che apparivano completamente deserte. Contemporaneamente, in molti paesi del sud... Dov'è che siamo qua? Digli la mano. Io in queste città mi perdo. È troppo grande. Non c'è il mare, non c'è una montagna che ti possono far orizzontare, niente. Non c'è un punto di riferimento. È rotondo, eh? Io in queste città mi perdo. Dove andiamo? Di là. Ma dove vai? Dove mi porti? Dai, dai, vieni. No. Dove vai? Dai, professore, dai. E vieni.
Non vorrei, non vorrei più partire. Pagherei tutto l'oro del mondo se potessi restarmene qui. Ho negli occhi il color del tuo mare, ho nel cuore l'azzurro del ciel. Ogni volta che devo partire io mi porto il ricordo di te. La mia casa è laggiù, ma il mio sole sta qui. Tu sei il sole per me. La Madonnina delle lacrime ha pianto ancora. Lo sai, lasciarti mai, perché ogni volta che devo lasciarti sento tanta tristezza nel cuore. E mi resta soltanto la gioia di pensare che oggi tornerò. Vieste italiana. Vieste italiana? Sì, anche Caserta. Non vorrei, non vorrei più partire. Pagherei tutto l'oro del mondo se potessi restarmene qui. La mia casa è laggiù, ma il mio sole sta qui. Tu sei il sole per me. E non vorrei, lo sai, lasciarti mai, perché ogni volta che devo lasciarti sento tanta tristezza nel cuore. E mi resta soltanto la gioia di pensare che un dì tornerò. Ogni volta, ogni volta che torno, questa città non mi appartiene. Io sono un estraneo, non sono di qua. Pagherei tutto l'oro del mondo se potessi restarmene qui. La mia casa è laggiù. Questa città non mi appartiene. Io sono un estraneo, non sono. Questa città non mi appartiene. Io sono un estraneo, non sono di qua. Mettila. Un giorno o l'altro t'ammazzo. E mi resta soltanto la gioia di pensare che un dì tornerò. Di pensare che un dì tornerò. Ogni volta, 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 ogni volta. Ma che cazzo fai? Che cazzo caccio ora? Un'altra cosa di questo? Ma io sai che a te ti rovino in giro. Fanno a dire chi sei, tutti sti aggeggi, il genio. Arriva a Roma e spacco tutto, ma che hai inventato? Il cazzo. Il grande della cultura, il genio del sud, ma il diavolo! Allora, io ti rovino, te lo conto a tutti, te lo dico a tutti, sei un imbecille, ti rovino per sempre. Perché non la smettiamo? Non è possibile. Ma possiamo tentare. Lo sai che non è possibile. Perché? Perché non è possibile? Non abbiamo mai tentato. Come fai a dire che non è possibile? Ma che vuoi tu da me? Bisognava pensarci prima, 10, 20 anni fa, forse un secolo fa. Mo è tardi. Non possiamo più smettere. Bisogna proseguire. Prima bisognava pensarci. Prima bisognava pensarci. Prima di partire.
Partire un po' morire. Chi non muore si rivede. Si va piano, va sano e va lontano. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. La gatta frettolosa fece i figli ciechi. Rosso di sera, bel tempo si spera. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Moglie buoi. Come? Moglie buoi, moglie buoi. Moglie buoi, quanti ne vuoi? Moglie buoi dei paesi tuoi, dei paesi tuoi. Moglie buoi dei paesi tuoi. Non è possibile. Devo sostenere sempre io tutti. Mi devi aiutare, devi collaborare. Sempre. Sempre, sempre. Che cos'è? Guarda, eh? Prova un po', sì, tiri di là. Sì, un momento. Proviamo un po' a tirare. Sì. Aspetta, aspetta.
tira, tira! Il mio zaino? Era là sotto, no? Aiutami a cercare. Ecco.
ed è proprio tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 che il fenomeno dell'inurbamento assume dimensioni di massa. Centinaia di migliaia di persone, soprattutto meridionali, sradicati dalla loro cultura, dalle loro origini, dal loro modo di vita, vengono immessi in realtà che non gli appartengono e che nella stragrande maggioranza dei casi li respingono. Intere tribù di calabresi, di napoletani, di pugliesi vanno a riempire quelle nuove riserve che sono i quartieri dormitorio delle grandi città, dove progressivamente, in base ad un freddo processo di genocidio culturale, vengono ridotti alla dimensione di gente senza storia, senza cultura e senza identità. Parlato di una collina? Sì, avevo letto qualcosa da qualche parte che riguardava una collina. Anche tu una volta mi hai parlato di una collina. Sì, sì. Avevo letto qualche cosa da qualche parte che riguardava una collina. E tu, una volta non mi hai parlato di una collina? Avevo letto qualcosa da qualche parte che riguardava una collina. Però tu, una volta, mi hai parlato di una collina. Eh sì, avevo letto qualche cosa da qualche parte che riguardava una collina. Sono morti, il messaggio non raggiungerà nessuno e nessuno verrà. Che facciamo? Andiamo avanti? No, meglio tornare indietro. Torniamo alla riserva. Hai visto? Ci mandiamo sopra. Ah, perché? Ma sei pazzo? No.
Dai, vieni qua. Io no. Ah, perché devo salire? Vieni. Ah, meno qualcuno. Che ti frega? Non è nostro. Dai, io so remare, dai. Sopra. Vai là, vai. Ma io no. Non ti preoccupare. Oh. Dove andiamo? Sì, sì. Il motore. Come si fa? Prova, tira, tira. Hai visto? Tira, 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 tira. Dritto. Dritto così. Sembra la battuta. Il momento di prendere. Nel momento di imprendere una rischiata impresa, voglio manifestare al paese le mie opinioni, onde rimbeccare la critica del volgo, corrivo sempre ad applaudire i fortunati e maledire i... I miei principi politici sono abbastanza noti. Io credo che il solo socialismo, ma non già i sistemi francesi informati tutti da quell'idea monarchica e dispotica che predomina nella nazione, ma il socialismo espresso dalla formula libertà ed associazione sia solo avvenire non lontano dell'Italia e forse dell'Europa. Sono convinto che l'Italia sarà libera e grande oppure schiava. Sono convinto che i rimedi necessari come il reggimento costituzionale, la Lombardia, il Piemonte, ben lungi dal avvicinarlo al suo risorgimento, me l'allontano. Per me non farei il minimo sacrificio per cangiare un ministro, per ottenere una costituzione, nemmeno per cacciare gli austriaci della Lombardia e accrescere il regno sardo. Per me dominio di casa Savoia o dominio di casa d'Austria è precisamente lo stesso. Credo, Ezio Dio, che il reggimento costituzionale del Piemonte sia più dannoso all'Italia che la tirannide di Ferdinando II. Io sono convinto che nel sud la rivoluzione morale esista, sono convinto. E un impulso posso spingerli al modo. E però il mio scopo, i miei sforzi, sono si rivolti a mandare a compimento una congiura la quale dia un tale impulso. Giunto al luogo dello sbarco che sarà Sapri nel Principato Citeriore, per me è la vittoria, dovessi anche perire sul patibolo. Io individuo, con la cooperazione di tanti generosi, non posso che far questo e lo faccio. Il resto dipende dal paese e non da me. Perfetta. Una delle migliori degli ultimi 10 anni. Il finale è stato superbo. Beh, forse una leggera caduta di tono nella parte centrale, non trovo. È una questione di gesto. Che facciamo ora? Eh? Andiamo, si è fatto tardi.
Programmi per il futuro? Sì, vorrei mettermi in proprio. Vorrei mettermi in proprio, sai, arriva il momento in cui guardi davanti a te e ti chiedi... Dai, così viene bene. Ti chiedi. Bravo, continua. Ti chiedi se non sia il caso di formulare dei programmi più impegnativi. Forse, non smettere. Certo, le responsabilità aumentano, le preoccupazioni anche, però sei più libero, capisci? Ecco, sei più libero, sei più autonomo, e questa è la parola, sei più autonomo. E poi va a mettere le soddisfazioni. Soddisfazioni. Dove le metti le soddisfazioni di un uomo libero che si è messo in proprio? Senti, perché non la smettiamo? Perché non la smettiamo che cosa? Questa cosa. Non possiamo. Nuove avventure, nuovi orizzonti aspettano i nostri due eroi. Per la gente di Lucania Roma non è nulla, è la capitale dei signori, il centro di uno stato straniero. Napoli potrebbe essere la loro capitale, lo è davvero, la capitale della miseria. Nei visi pallidi, negli occhi febbrili dei suoi abitatori, nei bassi della porta aperta per il caldo, l'estate, con le donne discinte che dormono ad un tavolo nei gradoni di Toledo. Ma a Napoli non ci sta più da gran tempo nessun re. E ci si passa soltanto per imbarcarsi. Il regno è finito. Il regno di queste genti senza speranza non è di questa terra. L'altro mondo è l'America. Anche l'America è per i contadini una doppia natura. È una terra dove si va a lavorare, dove si suda e si fatica, dove il poco denaro è risparmiato con mille stenti e privazioni, dove qualche volta si muore e nessuno più ci ricorda. Ma nello stesso tempo, e senza contraddizioni, è il paradiso, la terra promessa del regno. Non Roma o Napoli, ma New York sarebbe la vera capitale dei contadini di Lucania. Semmai questi uomini senza Stato potessero averne una. E lo è nel solo modo possibile per loro. In un modo mitologico. Per la sua doppia natura, come luogo di lavoro, essa è indifferente. Ci si vive come si vivrebbe altrove, come bestie legate a un carro. E non importa in che strada lo si debba tirare. È tardi, bisogna andare. Oh. Thank you.
pardon! Ma che è questa, è una confusione? Femme, la facciata va sul balcone, ma faccio di là della bella con la doppia mossa. Bisogna affrettarsi, altrimenti perdiamo il treno. Senti, io ci ho ripensato, non credo che parte niente. Ormai sono tanti anni che siamo qui e poi a che serve tornare? Non ha senso. No, no, guarda, personalmente per quanto... Vabbè, vabbè, partirò io da solo. Ciao, buona fortuna.
quale fu sominato dal tempo. Niente da fare. Lo credo anch'io. Dunque, sei di nuovo qui tu? Come sempre. Visto qualcuno? No. Nessuno? Nessuno. E tu? Nessuno. E allora? Allora andiamo. Dove vai? Al cinema. A vedere. Dove vai? Perché sì?